giusto due o tre cose. Però mi devo riposare un secondino perché sono sfinita. Oh no, sono già le 4. Questo vuol dire che Riccardo e Giada tra 10 minuti saranno a casa. Oh. Dai dai, fammi passare che neanche sei capace di aprire la porta. Entro io prima. Sì, 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 grazie di essere passata. Arrivederci. Fammi passare, ho fame. Non si lascia fare cartella, Giada. Vabbè, lascio anche qua io la porta. Vabbè, siete tornati, eh? Sempre a litigare, a discutere le cartelle e le borse. Madonna, adesso le ammazzo. Sì, mamma, non è un disastro se porti qualche volta tu le borse, eh? Cosa c'è da mangiare? Esatto. Ah, cosa c'è da mangiare? Sono la serva. Certo, sì, le borse le porto io, faccio tutto io, pulisco io, lavo io. Sì, bella la vita così, eh? Intanto com'è andata a scuola, signorini? E vedete di non sporcare niente perché ho appena finito di pulire. Sì, la scuola. Bellissimo. La scuola, ma è andata benone a me, perfettamente. Non me la raccontate mai giusta voi due, ma qualsiasi cosa combinate, sappiate che io ho i miei occhi addosso a voi, sempre. Quindi adesso io vado di sopra. E guai a voi se vi sento fiatare, litigare, non fare i compiti, guardare la televisione. Adesso vi preparate qualcosa da mangiare, vi arrangiate, perché sono stufa di farvi da serva. E non mettete in disordine un bel niente di niente. Oh. Ricky, divano? Divano? Posso mio? Telecomando mio! Ah, pastorello mio! Telecomando! Ma questo posto mi piace di più, eh? Dai che devo guardare la partita, spostati! Sa di sì, Giada. Eppure non dobbiamo dire che noi abbiamo preso una F-. Come fai a sapere che ho preso F-? Ho preso il mio F-. Non lo deve scoprire assolutamente. Quindi adesso tu, Giada, metti tutto in ordine. Tutto questo casino, io devo fare la cacca. Mi scappa la cacca. A posto. Dai. Quasi si fanno bene. Mettilo un po' più a sinistra quello, dai. Sposto, non sei capace. Ok, lo state un attimo zitti, ragazzi. Dai, basta! Mettilo un po' più a sinistra. Pronto? Preside? Il preside De Luca? Cosa? Sì, mi dica, certo! Sono Celotti, sì! Ma scappiamo il preside! Ci scopriamo! Cosa? Cosa mi sta dicendo? Amicetti! Quindi una F meno! All'ultimo compito in classe! Non ci voglio credere. Certo, sì, prenderò provvedimenti senza dubbio. Non ci voglio credere. Amicetti, era il preside di Riccardo. Tuo fratello ha preso una F meno. Adesso verrà punito. Telefono, di nuovo, sarà di nuovo il preside? Pronto? Preside? Ah, salve maestra Antonella. Sì, sono la mamma di Giada, mi dica. Cosa? Giada ha preso un F meno? Ma com'è possibile? Questa è una giornata da incubo. Maestra Antonella, mi dispiace, ora verrà sicuramente punita. Ma c'è modo di rimediare a questa F meno? No, era l'ultima dell'anno. No, rischia la bocciatura! La bocciatura! No, ci sentiamo domani, sì! Ragazzi! Muovetevi subito! Giù! Tu sei dato il tuo regno! Sì, perché, amicetti, dovete sapere che questi due hanno preso una F! E sono gli ultimi compiti dell'anno, Riccardo! Metti giù la sedia! Perché ora...
Venite qui. No. Qui vi voglio. La punizione. Uno di qui. No. Amicetti, questa volta non ho fatto in tempo a chiedere a voi consigli su quale punizione dare a questi due. Prego, il sushi. Ma ce l'ho già in piscina. Il sushi lo voglio stasera. Allora, tu carino, strapperai le erbacce, tutte le erbacce che ci sono in giardino. E tu, signorina, laverai tutti i pavimenti che ho già lavato. E li laverai per la seconda volta. L'importante è che mi prendi il sushi stasera perché ho fame. Va bene, me lo prendi? Pane e acqua. E tu, Ricky, vedi di muoverti. Là ci sono i tuoi guanti per raccogliere tutte le erbacce del giardino sotto il sole cocente delle 4 del pomeriggio. Mamma, ti prego, io non voglio uscire a raccogliere le erbacce. Il sole è caldissimo. Là, muoviti. Amicetti, qua ci sono i walkie talkie. Sapete a cosa servono? Per parlarsi da lontano. Quindi adesso gliene darò uno a Giada, così ci potremo mettere d'accordo per fregare la mamma. Giada, ci sei, Roger? Che cosa? Ma quella è una schiavista, Roger! I mobili. Va bene Giada, io adesso inizio a strappare l'erba, sennò qua non finirò neanche per l'estate prossima. Roger. Ah. Sto sudando, fa caldissimo. Non ci posso proprio credere. Ma cosa ho fatto di male per meritarmi due figli così? Me lo dite voi? Il mio telefono suona. Aspettate, amicetti. Telefono. Papà, pronto? Sì, ciao Dario. Sì, ti avevo chiamato io prima per dirti che i tuoi due figli, entrambi, sia Riccardo che Giada, quei due angioletti, hanno preso due F. Esatto, hai capito bene, due F. Io sono veramente delusa, era attristata da tutto questo, mi viene quasi da piangere. Ricky, la mamma sta dicendo papà che noi siamo dei figli terribili perché è deluso da noi che abbiamo preso tutte e due F. Siamo dei figli terribili. Giada, c'è solo una cosa che mi viene in mente che possiamo fare. Sta iniziando a balenarmi in testa un'idea molto molto brutta. Fra poco vengo a casa e te ne parlo. A me mi dispiace vedere giù la mamma. Per colpa nostra. Mamma, ti pulisco anche i piatti, però non essere più così giù. Aiuto. Nicky, cosa c'hai? Sto prendendo i piatti per la mamma. Giada, ok, adesso devo dirti quello che mi è venuto in mente prima. Non ti spaventare, eh. Adesso tu finisci di lavare i piatti e poi saliamo entrambi di sopra. Prepariamo le valigie. Sì. E scappiamo di casa perché la mamma non se li merita due figli terribili, ingrati come noi. No, sul serio, io non voglio lasciare la mia mamma. Lascia, passa la voce. Giada, lo so che anche a me fa tanto male, però fallo per il suo bene. Lei sta senz'altro meglio senza di noi. No. Cioè, c'è ancora il papà che le darà un po' fastidio, però senza di noi è già qualcosa, no? Non pensi? Quindi l'unica cosa da fare è andare a preparare le valigie. Per forza, Giada. Sicuro? Sì. Ma perché? Addio gatti, hai punto birra. Addio gatto, addio gatti, addio piscina. Addio mamma e papà. Ma Giada, ti ricordi quante belle cose abbiamo fatto insieme alla mamma e il papà? Che belle. Ah.
come dice la mamma, ce ne dobbiamo andare. Ciao cara. Per sempre. Ciao vecchia vita. Ciao, addio a tutto. Ciao, ciao amicetti, non vi vedremo mai più. Ma dove sono finiti? Saranno tutte e due fuori? Sicuramente sdraiati a far niente. Amicetti, andiamo a vedere. Giada, Riccardo, siete fuori? Giada, Ricky, siete qui? Guarda, guanti abbandonati. Dove saranno finiti? Vado a vedere se stanno saltando magari sul salterello loro, come al solito, a far niente. Siete qui, no? Ma dove sono finiti? Ah, vuoi vedere che sono andati in camera loro, a farsi i fatti loro, a giocare al computer? Ne sono certa, adesso saliamo. Dai, venite con me. Ecco, sicuro, sicuro saranno in camera di Riccardo a giocare. Ragazzi! Ma qui non c'è nessuno. Saranno in camera di Giada. Andiamo. Giada! Ricky! Ma dove siete? Negli armadi. Ragazzi! Forse sono sotto al letto. No! Non c'è nessuno sotto al letto. Ok, gli armadi. Ma come fanno a starci? Sono strapieni. Ok, mi sto facendo venire il panico per nulla. Aspetta, aspetta. Mancano dei vestiti di Giada. E sono mutandine. Oh no. Vado a vedere i vestiti di Ricky. Anche alcune t-shirt e pantaloni di Ricky mancano. Vado a vedere se manca la valigia. Amicetti, è come pensavo. La valigia non c'è. Sono scappati di casa. Oh no, devo avvertire Dario. Ecco qui. Ok, ok, allora mi devo calmare. Sono abituata, scappano spesso. Ok? Dario. Dario. Sì, 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 sono sempre io. Sì, ti ho detto che li ho puniti. Ok, però ti devo dire un'altra cosa, ma devi stare calmo. Calmati un attimo, fai un bel respiro. I ragazzi sono scappati di nuovo di casa. Sì, lo so che lo fanno spesso. Chiamo i nonni. Sì, adesso li sento subito. Vado subito a chiamare anche i nonni. Ok, ora telefoniamo ai nonni. Amicetti, sono preoccupatissima. Se voi sapete dove sono andati, per favore scrivetelo nei commenti, scrivetecelo su Instagram. Iscrivetevi su Instagram e scriveteci: i ragazzi sono andati, e mi dite dove, perché io lo devo sapere per forza. Pronto, nonno Pasqualino? Sì, ciao, senti, volevo sapere se per caso, visto che spesso capita, insomma, se hai visto i ragazzi. Sì, Ricky e Giada. No, ora provo a sentire la polizia perché non so cos'altro fare e soprattutto uscirò in macchina a cercarli. Ok, grazie nonno, mi raccomando, se li vedi o se li senti chiamami subito. Ok, ora vado. Ok, la borsa, amicetti, ora devo andare. Esco con la macchina e inizio a cercarli, perché comunque se ne sono andati, non lo so, massimo da un'ora, non di più, mezz'oretta, oddio, probabilmente posso ancora trovarli. E soprattutto intanto chiamo anche la polizia e vedo che cosa possono fare loro, anche se ogni volta mi rispondono che prima delle 24 ore non possono fare niente. Quindi adesso prendo la borsa, esco da quella porta e vado a cercarli in macchina. Amicetti, ovviamente non li abbiamo trovati. E potrebbe essergli successo di tutto. La polizia mi ha detto che comunque, essendo già da minorenne, inizieranno le ricerche prima delle 24 ore. Ma nel frattempo
Non so proprio che pesci prendere. Questa notte penso che non dormirò, probabilmente staremo tutta la notte a cercarli. Intanto io vi ringrazio, vi mando un super bacione e iscrivetevi al canale e mettete un bel like. E speriamo di trovarli, ragazzi. Io vi saluto.